Prende il via in questi giorni Play, nuovo progetto di coinvolgimento degli studenti al teatro, nato dal confronto tra Fondazione Carispezia e istituti scolastici territoriali e per la realizzazione del quale la Fondazione ha stanziato 85.000 euro, a dimostrazione dell'importanza riposta dall'ente nel valore del teatro come una delle forme di massima espressione creativa. I nostri giovani hanno necessariamente, sono portatori di creatività e quindi il teatro consente loro di esprimere al meglio. Poi aggiunge una possibilità di incontro, di confronto con gli altri, quindi il dialogo, il muoversi, il movimento, ecco, sono tutte forme espressive che trovano nel teatro il massimo del coronamento. Credo che sia un'ambizione, non tanto quella di formare degli attori, perché non so quanti ragazzi di Play poi un domani calcheranno le scene, ma sicuramente li aiuta a esprimersi, li aiuta nel confronto con l'altro, li aiuta forse anche a diventare studenti e cittadini migliori. Il progetto Play prende spunto da una delle esperienze più innovative di teatro nella scuola, la Non Scuola di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, già presentato nell'ambito della scorsa edizione del Festival della Mente. Noi abbiamo colto con entusiasmo il fatto che gli operatori culturali che si occupano di teatro, le stesse scuole, abbiano accolto appunto questo esempio della Non Scuola, inserendo nella loro rete anche il Teatro delle Albe di Marco Martinelli, che quindi sarà uno dei partner di questa iniziativa. Il progetto vedrà il coinvolgimento di 10 scuole del territorio, 9 della provincia spezzina e una della Lunigiana, per un totale di 200 studenti. Un programma denso composto da 10 percorsi laboratoriali, ma anche da incontri e giornate di approfondimento. Ci saranno anche un percorso di visione che porterà i ragazzi a vedere alcuni spettacoli delle stagioni del Dialma Ruggero e del Teatro Civico e dei teatri limitrofi, un percorso di critica teatrale con una rivista di Milano, Stratagemmi, che curerà appunto un laboratorio che fornirà gli strumenti critici per la visione degli spettacoli e l'elaborazione di critiche teatrali da parte degli studenti, che poi verranno raccolte da un giornalino con un numero speciale per il progetto Play. Tutto questo sarà presentato il 9 e il 10 maggio, un grande evento al Teatro Civico con oltre 200 studenti.